cronache meridiane. Sir Donald ha convinto il primo ministro a farlo. Posso ricordarle, 007, che Blofeld è morto? Finito? Dica un po', comandante. Lei che ha fatto degli studi approfonditi sullo Sherry, che cosa sa dei diamanti? Beh, è la più dura sostanza che si trovi in natura. Ci si taglia il vetro, invita al matrimonio ed è il miglior amico della donna, come il cane lo è dell'uomo. Fa piacere sentire che esiste un argomento su cui non è un esperto. 00024 stranissima commissione, cortocircuito totale. Il flemmatico agente 007 attraversa Roma con una bella valigetta di dobloni d'oro in mano, e quindi la consegna alla municipalità, che comunque affitta la città per il set cinematografico. I romani si lamentano, perché si lamentano sempre, una città che è un bordello quotidiano, però il fatto ci sia un set così famoso e si parli di Roma perché stanno girando un film memorabile, in fondo un pochino alle persone fa dire: ma ci voleva anche questo. Dove parcheggiamo? Una città dove è regola parcheggiare in quarta fila, dove nessuno rispetta una regola, dove i vigili stanno sempre in giro ma non sono mai nel posto giusto e nel momento giusto. Abbiamo al telefono un informatissimo signore che tutto sa, perché ha seguito capillarmente le riprese del film, che è Ilaro Citton, che ci sta dando delle informazioni veramente inedite finora sui retroscena di questo passaggio. Ilaro Citton, ricordo che è presidente di Le Cercle, il club italiano di James Bond. Allora, Citton, quali saranno le scene di questo film che ci ricorderanno in maniera particolare il passaggio di 007 a Roma? Beh, innanzitutto vi do due scoop eccezionali. Il primo, che non è stato citato in questi giorni dai giornali assolutamente, ma l'abbiamo fatto solo noi con il nostro blog lecircleclub.com, che è la famosa scena del Ponte Sisto, che tutti quanti stampa hanno annunciato da settimane, insomma, che Bond arrivava col paracadute sul Ponte Sisto, si lanciava con l'elicottero. Ecco, i produttori sono stati bravissimi a depistare i fan e i giornali girando la scena di questo atterraggio con le paracadute a 500 metri di distanza con un verricello, nel senso c'era Daniel Craig in scena con la sua controfigura appeso alla gru, praticamente appeso alla gru, e l'hanno girato di notte alle 3 di notte, mentre noi fan eravamo tutti assiepati a Ponte Sisto a cercare di capire, a vedere cosa stava succedendo. Ma quindi, giocando sulla prospettiva, hanno attaccato una gru, la controfigura Daniel Craig, sì, con un paracadute aperto, e l'hanno calato giù. Sì, esattamente, però attenzione, c'era anche Craig, non c'era solo la controfigura. Ma lui si è buttato giù veramente? Sì, col vericello. Ah, l'hanno appeso alla gru, Daniel Craig? Sì, perché Daniel Craig gira il 90% delle scene senza stuntman. È un attore che, oltre ad essere molto bravo come attore a livello teatrale, è molto bravo anche a livello fisico, perché si allena con gli stuntman agli studi. Oddio, somiglia un pochino alla scena di Angeli Demoni, quando il vice papa atterra col paracadute proprio davanti a Piazza San Pietro, no, a 50 no, metri. Ma lei lo sa perché atterra col paracadute? Perché la scena, se la seconda scena blu, e questo è il secondo scoop che vi do, che sarà girata adesso a marzo, ci sarà l'Aston Martin inseguita dalla Jaguar di Mr. Inks, e in pratica l'Aston Martin finirà sul Tevere e Bond verrà eiettato dal sedile e praticamente eiettato nel cielo, e scenderà col paracadute a Piazza Trilussa. In pratica, quindi è una scena. Beh, fa un bel giro, perché dal Tevere a Piazza Trilussa fa un bell'arco, sì. Ma sarà una scena talmente spettacolare. No, perché dentro è pieno di pantegane, di nutri, non è che gli conviene andare a mollo nel Tevere. Ma Bond, prima che scende col paracadute, tira fuori la sua volta il PPK e spara alle nutri. C'è questa scena che spara alle pantegane del Tevere. No. Volevo solo fare la battuta. E la Bellucci, c'è qualche scena in cui la Bellucci si esibisce, a parte in gramaglie da vedova? La Bellucci dicono che abbia girato delle scene su degli interni su una via dell'Appia Antica con Christoph Waltz, ma ci sarà un'ulteriore scena che praticamente ci sarà presso la Cappella Palatina, che doveva essere la Bellucci girata sulla Cappella sulla Cappella Palatina, che doveva essere girata alla Reggia di Caserta, che non verrà girata lì per costi di produzione molto elevati. Non hanno voluto, ricostruita all'interno di un credo di Cinecittà,
dove c'è una riunione di tutti i boss praticamente della malavita e della malavita, parliamo della banda della Magliana, quelli lì, mafia capitale mondiale. Al cospetto di Ernest Stavropoulos, che è il nemico storico di James Bond, ecco perché c'è il titolo Spectre. Comunque vede che c'è in una esatta un esatto parallelismo con la realtà. In un momento in cui Roma si scopre mafia capitale, tutti si stracciano le vesti, no, la mafia a Roma, guarda caso la Spectre, la riunione dei più grandi mafiosi del mondo la fanno proprio a Roma, quindi evidentemente gli sceneggiatori sono anche documentati sull'attualità. Federico, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti, sono felicissimo di poter intervenire su 007 che alla mia età, perché è il primo film, risale a ottobre del 62, io ho 50 anni, ma vi dico io facevo che... la seconda elementare, mi ci hanno portato. Beh, insomma, così ha potuto apprezzare meglio di me. Però devo dire che non si può discutere 007, è come la musica dei Beatles o qualsiasi cosa che accompagni l'evoluzione della nostra società. Un tempo è vero c'era la guerra fredda, oggi è uno stile di vita ed è comunque sempre avanti su quelli che sono poi le tecnologie che diventano di utilizzo quotidiano. Pensate ai gadget che erano incredibili negli anni 60, oggi fanno parte della nostra vita. Ma si figuri che io il filo d'acciaio per strangolare nell'orologio me lo sono fatto un mese fa e già lo vedevo nel film Dalla Russia con amore, che perlomeno sarà del 65-66. Massimo. È il secondo. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Come vedete, anch'io sono cresciuto sulla generazione di film 007 al cinema e anche di Angelica, non so se si ricorda. Angelica, la corte dei re, sì. Sì, esatto. Beh, quelli erano un pochino quei film, quelli che ci davano quelle prime sensazioni per cui portiamo spesse lenti e occhiali da vista, è chiaro. Certamente. Senta, invece la precisazione mia è questa, no? Ben venga un film di 007 a Roma, perché la precisazione che faccio è questa. Sì, di Muccino da alle palle ogni, piene. Ogni giorno io vado andando a casa, passo per la Bocca della Verità. E nella Bocca della Verità c'è una fila incredibile di turisti che mettono la mano giapponesi pensano che quello sia il monumento più importante di Roma, era il tombino di una fogna, però a loro piace senza dubbio, ma questo la fama di questo è un semplice film, certo, vacanze romane e loro vanno lì è nell'immaginario collettivo di tutti, non soltanto italiani, stranieri eccetera. E ha portato e continua a portare ancora un indotto che è incredibile. Questo è quali pensi, vengono tonnellate di pullman di giapponesi, vanno alla Bocca della Verità, non gliene importa niente dei musei vaticani, non gli importa niente della Cappella Sistina, non gli importa niente dei monumenti della Roma storica, fanno due ore di fila e fanno la foto con la giapponesina nella mano che fa ok con l'altra mano, tutte felici, tutti contenti, e per loro Roma l'hanno vista. E quindi 007 porterà una serie di indotti a lungo andare, proprio a catena, fortissimi su una cosa di questo genere. Ma infatti i romani che si lamentano, piangono sempre. Almeno qualcuno verrà a Roma con un pochino più di voglia di vedere una città. Mario, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io volevo fare intanto i complimenti alla signorina che mi ha risposto quando vi ho chiamato, perché avevo uno scazzo fantastico, veramente. Uno scatto? No, scazzo. Sì, oggi. Mi dispiace, io guardi, non so nemmeno chi sia. Mi dispiace che le signorine che rispondono al telefono rispondano male agli ascoltatori. Le chiedo scusa da parte sua. Aveva avuto un momento un po' difficile oggi, non lo so. Non la giustifica. Perché cosa le ha detto la signorina? No, perché mi ha chiesto una cosa, io non avevo capito subito e me l'ha ripetuta con lo scatto fantastico, ma va bene così. Vabbè, era un po' nervosa, sono donne, che vuoi, sono signorine, lascia perdere, ha avuto un momento suo particolare, perdoniamola, vabbè, andiamo al punto, sennò perdiamo tempo. Niente, poi io volevo fare i complimenti a lei perché lei è veramente fantastico e volevo veramente, poi tanto avete il mio numero di telefono, il mio nome e tutto. Si va dal punto, qual è la domanda? Volevo mandare veramente a fanculo tutti quelli che hanno chiamato perché... Allora, posso dire una cosa, Mario? No, mi fa un perdono, Mario. Io a questo punto rimangio quello che ho detto. Ha fatto bene la signorina. Lei è un cafone, è un villano. Non va nessun bisogno. Lei doveva intervenire tranquillamente per parlare di 007. Se vuole il suo piccolo minuto di idiota celebrità di dire a fanculo alla radio, lo faccia, se si sente meglio, se questo la gratifica, la fa sentire forte. Sentire grande, ma ci fa perdere tempo a noi e chi stava seguendo il filo di una trasmissione. Riprendiamo con Citton, vediamo un po' di dare le ultime allora
indicazioni su quelle che sono state le novità di 007. Allora, l'umanità è varia, ma noi non ci impressioniamo. Era stato un villain di James Bond, forse una compagna. Ma no, è un povero frustrato come tanti che pensano che chiamare la radio sia un momento importante della loro vita. Assolutamente. Beh, allora, innanzitutto Craig, sappiamo che è partito, è andato in direzione Londra, forse Messico, Città del Messico, dove c'è la prossima location di Spectre. Però qui a Roma le scene che verranno girate saranno girate con gli stuntmen, saranno scene sulla Nomentana, che è la famosa Nomentana che è stata annunciata in questi giorni, quindi scene sempre di inseguimento che verranno collegate a tutte le scene che abbiamo visto anche in corso. Ah, quindi non c'è il protagonista, ma le sue controfigure continueranno. Grazie infinite, alla prossima.